scrivere che tu non ami la tirannia, che tu detesti il partito. È sufficiente non parlare di nulla di questo nei versi, a differenza di tutti gli altri poeti. Akhmatova non parlò mai di politica nei propri versi e il lettore capiva che cosa lei pensasse in realtà della realtà. E questi versi erano così belli che non capire questo era impossibile, e questo fu per me una lezione che mi ricordai per tutta la vita, perché nel 1961 io fui per la prima volta ospite dell'Akhmatova e nel 62 venne pubblicato il mio primo libro, che si chiamava Prime Impressioni. Vi voglio semplicemente dire alcuni titoli dei miei versi, delle mie poesie: la brocca, bicchiere, vaso, il disegno, al microscopio, autunno, astrobotanica. Sostanzialmente nessuno dei miei versi era sul partito o sulla situazione del paese. Una mia poesia si chiamava semplicemente Camera. Io scrivevo delle cose più semplici. Che cosa avvenne? Il libro di un giovane autore sconosciuto, con un'alta tiratura di 10.000 copie, venne comprato in 2 settimane, ma i giornali mi attaccarono. Nel quotidiano Smena, cioè il Cambio, che era il giornale dei giovani comunisti di Leningrado, scrivevano di me che i miei versi sarebbero marciti, che io ero troppo intimistico, e addirittura venne pubblicato un articolo nel quotidiano il Coccodrillo, che faceva satira su Truman, su Eisenhower, sui direttori dei negozi che si arricchivano, e si pubblicò un articolo su di me che si intitolava Ai quattro angoli, con la firma del recensore. Io continuo a non sapere chi l'abbia scritto. Questo articolo aveva il titolo di Ai quattro angoli. Io non capivo assolutamente come avrei potuto vivere ulteriormente, perché si diceva che io avrei continuato a vivere nel chiuso della mia stanza. Allora capii che il tempo comunque era cambiato. Se io avessi vissuto ai tempi di Stalin, dopo l'apparizione di questi 3 articoli mi avrebbero mandato da qualche parte in Siberia. Ma allora c'era Khrushchev e questo non avvenne. Anzi, voglio dire che nel 1966 venne pubblicato un mio secondo libro, e vado dall'Akhmatova, le faccio vedere il mio libro, lo apre e incomincia a leggere, e per ciò che riguarda una poesia in particolare mi dice: lei ha scritto di flora nel giardino d'estate, abbiamo delle statue bellissime, tra cui la statua di Flora. Io del giardino d'estate ho scelto la statua Flora, mentre io, dice l'Anna Akhmatova, ho scelto notte. E lei mi ha detto: sei stato bravo. E questo per me, le parole di Akhmatova per me furono molto importanti. Allora, su questo libro io feci una dedica al mio poeta preferito, Anna Akhmatova, Alexander Kushner. La risposta di Anna
Akhmatova fu. Lei ha scritto una bellissima dedica, molto semplice. Mentre le grandi dediche non valgono niente. Mi disse però anche, perché lei scrive in questo modo, fino a... ora io scrivo sempre in maniera molto diretta, grazie alla lezione di allora. In conclusione voglio ancora dire che il poeta, mi ripeto, non deve assolutamente scrivere di temi politici. Può scrivere della pioggia notturna, delle stelle della notte, può scrivere degli aceri, dei tigli, dell'amore, di Dio, della fede in Dio, o dell'ateismo, può scrivere della vita, della morte, può scrivere di ciò che vuole, ma il lettore che ama le poesie, i versi, capirà sempre qual è l'atteggiamento del poeta verso la politica. Questo è il modo con cui noi abbiamo letto e leggevamo Pasternak e capivamo qual era il suo atteggiamento verso la tirannia. L'unico che scrisse dei versi poetici fu Mandelstam, però sua moglie mi disse, ecco, se solo non avesse scritto questi versi che poi gli costarono la vita, lui ora potrebbe vivere con me in questa casa di coabitazione, le cosiddette Khrushchevki, e scriverebbe ciò di cui vorrebbe. L'ultima frase che voglio dire è che io sono felice perché comunque vivo in un paese libero, perché il paese può riguardare i giornali, gli articoli, ma la poesia continua ad essere libera nell'ambito della propria specifica. Grazie dell'attenzione. Антон Дончев. Антон Дончев, пожалуйста. Quale uomo noto ha pubblicato libri in tutto il mondo, tradotti in tutto il mondo. Da alcuni anni viene qui da noi, siamo molto felici. E magari un giorno racconteremo un po' l'itinerario suo intellettuale attraverso questi vari libri. Prego. Cari amici, l'orizzonte dei problemi che si apre davanti a tema noi. Il tema dell'Università Internazionale Secondo Rinascimento Fondazione Armando e la Fondazione di Armando Verdiglione è molto profondo, è molto lontano, però ci dà la possibilità di toccare, di entrare all'interno del lavoro di questi motori, quelli che dovrebbero fornire l'ossigeno per la vita sociale del pianeta. E questo significa a ogni singola persona. Non ci sono dubbi che questi problemi toccano destini e vite di ogni singola persona. E non ci sono anche problemi. Questione che governo nazionale che hanno le nostre società hanno valore uguale per decidere e risolvere questi problemi. Io vorrei fermare la vostra attenzione di alcuni problemi di carattere politico nella vita in Bulgaria.
Se dovessimo guardare esternamente i conflitti all'interno del nostro paese, potete osservare che le persone che discutono non si ascoltano uno degli altri. Se qualche volta ciò accade, probabilmente non capiscono, non si comprendono. E dove sta il motivo di tutto ciò? Questa è l'assenza, mancanza di precisazione del contenuto della parola e la mancanza della parola precisa che esprime questo contenuto. Наша валюта, болгарский лев, la nostra valuta, упал, потому что лев болгарский бульгаро, лев è свалутато, perché è леоне che effettivamente raffigurato sulla banconota, è morto. La parola bulgara è morta perché ha perso il proprio significato, in profondità. Ogni parola è vitale se noi abbiamo fiducia in questa parola. Ogni parola è reale se effettivamente lo dice la nazione. Questa appartiene a tutta la società civile, che ha proprio valore etnicheskimi elementami nazii. Comuni per tutti i componenti della società. Dietro ogni singola parola politici, che dicono uomini politici каждый действие, e dietro ogni singola azione вызывает, noi dobbiamo cercare нормальную, валидную, целостную систему. Un valido sistema di наше valori. Общество, наш народ, nostra società, il nostro popolo necessita oggi, anche ieri, di un valido sistema dei valori. Democrazia la democrazia oggi, che è riconosciuta come la migliore possibilità per lo sviluppo della società, anche perché тем, garantisce власть, che il potere abbia preso la maggioranza. Però что под политикой la minoranza vede che dietro il potere di quelle persone al potere non abbiano quel valore di cui avevo già parlato, allora di che democrazia possiamo parlare? Перед нашим государством davanti al nostro paese стоят и ждут проблемы, ci sono dei problemi che tantissimi, enormi come il mare, che li vediamo fino ai fini dell'orizzonte. Il futuro dipende dalla nostra collaborazione, dalla nostra solidarietà e richiede il sacrificio. Dobbiamo essere pronti al sacrificio. Le riforme dell'educazione e consumo, aspirazioni di ogni singola persona, chiede di ognuno di noi un'altra comprensione della nostra vita. Noi dobbiamo definire e accettare la nostra posizione nella società, nella vita planetaria, oppure se volete anche tutto l'universo. Le parole sono grandi, però esprimono quel grandissimo contenuto e non possiamo passare altrove. Любое общество ogni singola società deve avere proprio dei principi e morali per poter essere organizzato, per poter effettuare il controllo e sviluppare relazioni internazionali. Senza Мы la possibilità di sacrificio non possiamo raggiungere il compromesso. Деньгами, abbiamo per esempio con i soldi, come altruismo, lealtà, altruismo не может пережить Non possiamo vivere senza questi punti nessuna società. Noi dobbiamo andare avanti per affermare la etica comune, per la quale dobbiamo essere convinti che dobbiamo almeno raggiungere i minimi standard. Noi dobbiamo riconoscere tutte queste norme morali. Io avevo решетки, detto которые che воспрепятствуют la legge, больших зверей входит в наш дом, но мы должны proibisce agli animali entrare nella nostra casa, però dobbiamo fare le reti, piccole reti che non permettono agli insetti di entrare nelle nostre case. Все это должна сделать
dovrebbe essere fatto da parte dell'intelligenza, люди, le persone della Потому cultura. Что, perché tutti questi problemi davanti all'umanità sono problemi legati alla cultura. Io personalmente penso che il nostro popolo bulgaro si è allontanato così lontano dal suo sviluppo storico che parteciperà alla costruzione della etica per tutta l'umanità. Noi e anche tutto il mondo dobbiamo giungere all'accordo, consenso, per trovare il bene e il male morale, per capire che cosa rappresentano questi due presenti. Dobbiamo metterci d'accordo. Che i politici e prendono le decisioni e prendono la loro responsabilità per trovare le soluzioni, per capire che cosa sia bianco, che cosa sia nero, che cosa è significato primario e quello secondario. Noi possiamo sperarci, abbiamo il diritto di sperarci che questa etica globale, umanistica, potrebbe esistere se noi dovessimo guardare all'interno della storia umana. Possiamo vedere che queste idee si nascevano contemporaneamente in diverse culture come risultato dell'esperienza umana e la collaborazione. Io vorrei notare alcune punti comuni che possiamo mettere come base e questa cattedrale dell'etica congiunta, di cui la morale dovrebbe essere mantenimento fisico e spirituale di ogni singola persona. Prima pietra miliare e sono diritti e obblighi di tutti. Noi parliamo dei responsabilità, non obblighi, responsabilità, non per le persone, ma per i cittadini. Parlando dell'accordo della comunità europea, si dice della carta dei diritti europei, stiamo parlando soltanto dei diritti. Se voi dovete obbligare il computer quante volte appare la parola diritti nei diversi discorsi dei politici, dei cittadini, se dovessimo confrontare con il numero delle parole responsabilità, potete vedere quante volte parliamo dei diritti e poche della responsabilità. E l'altra pietra miliare, queste minoranze devono avere la stessa responsabilità. Appartenenza alla minoranza non deve diventare un privilegio. E conflitti, noi dobbiamo risolvere questi conflitti in base alle trattative e senza la violenza. Noi dobbiamo costruire la cultura del mondo. Noi dobbiamo riconoscere che il destino di oggi, di ieri, di domani, delle parole dipende dal governo nazionale. E loro sono sostegno di questo soffitto che copre tutto il pianeta. E il nostro festival, noi tutti qui presenti, testimoniamo che l'opinione sociale è valido per tutti, non è nazionale, che ha superato il confine nazionale, diventa mondiale. Io spero che questa nostra azione potrà mobilizzare opinione mondiale e sociale e le persone saranno più attenti, guardare in modo più profondo questi problemi che noi abbiamo almeno cercato di guardare più da vicino. Vi ringrazio. Ho lasciato alla segreteria. Il maestro Ferdinando Ambrosino è in sala? Vediamo. Non è. Ah, sta lavorando alle stampe. Allora,
Lubomir Lemchev. Quindi ancora un poeta. È curioso che in questo congresso dedicato alla politica noi abbiamo il contributo di moltissimi poeti. Cari amici, egregio professor Verdiglione, cara Cristina, innanzitutto permettetemi di salutarvi, di ringraziarvi di questa opportunità di essere presente in questo festival e di essere membro di questa. Come sempre io arrivo qui con intenzione di ascoltare più che parlare, anche per questo motivo cercherò di essere molto breve. La parola politica diventata un aspetto molto vario. Questa parola sembra che attrae gli altri termini e gli altri epiteti. Solitamente si dice della politica dello Stato. E questa forza terribile è effettivamente un tautologico della politica. La città. Dopo che il mondo si è confrontato con il villaggio e si usa distinguere la politica estera dalla politica interna, nella politica estera spesso c'è la politica dell'esposizione, la politica della forza, la politica della pace, ma anche la politica demagogica del periodo della guerra fredda. Esiste anche la politica economica. Lenin affermava che tutta la politica è concentrata sul concetto di economia ed è terribile. Esiste la retorica statale che parla di politica sociale e addirittura di politica culturale. Sergei Yesenin, poeta russo, si lamentava che addirittura quando ascoltava il cinguettio di un uccello gli sembrava che questo cinguettio stesse a spiegare una qualche politica. La politica può essere indicata come arte o come scienza? È possibile gestire l'arte e gestire la scienza? Per me, personalmente, esistono due tipi di politica, la politica pratica, pragmatica, e la politica come fenomeno filosofico, nell'accezione nella quale l'ha presentata la politica il professor Verdiglione nella sua introduzione. Io so bene che cosa sia la politica pragmatica o pratica. C'è stato un tempo in cui io presi parte a questa politica pratica, ma non mi piacque. Ormai sono 20 anni che io non me ne occupo più. 20 anni fa lo avevo detto chiaramente pubblicamente che non ne avrei più fatto parte. Ecco, non importa poi che nei miei testi si parli molto o
poco di politica, il fatto che nel mio spirito la percezione è negativa. Non voglio parlare poi della scienza, dell'arte. All'Università di Sofia un vecchio professore insegnava, non mi ricordo più se con parole proprie o di altri, diceva: se tu nella tua giovinezza non sei stato comunista, anche solo nella tua immaginazione, tu non hai un cuore, però se nella tua maturità continui ad essere comunista, vuol dire che non hai testa, non hai cervello. Però bisogna avere sia cuore che intelletto contemporaneamente, come disse Goethe, avere l'intelletto nel cuore. Io ritengo che la politica si esprima meglio nelle varie, non tanto nei suoi vari settori di cui io ho parlato, ma nel suo essere, nel suo complesso, nella definizione che ne ebbe a dare Aristotele. Si dice che successe la possibilità di spostare con la propria fede la montagna, e la politica ce lo permette. Ce lo promette ogni pie sospinto, quello di poter fare tutto. Ma qui qual è il posto dell'artista e del pensiero artistico? Se la politica è arte, entra in contraddizione con se stessa. Ecco perché gli uomini della politica e gli artisti sono costretti sempre a aggiungere a dei compromessi. È necessario comprendere il concetto di polis se si vuole capire la legittimazione della bellezza. L'arte ti rende più bello e ti dà più possibilità di ottenere le simpatie della polis. Quindi tutti giungono al compromesso, benché nessuno lo riconosca. E il poeta teme di essere tacciato di viltà o di essere ritenuto un poeta venduto. Marx scriveva che il coraggio forse è migliore della politica. Nella propria opera, La vita di Galileo, Bertolt Brecht esamina il problema di questi compromessi, e tra le repliche, le battute che risuonano nei discorsi di Galilei, si dice: ma non ti rendi conto che se cadi dall'alto ti puoi rompere una gamba, mentre per un cane non è assolutamente problematico, mentre un gatto può cadere da qualsiasi altezza. La conclusione tratta, che almeno vorrei trarre io, è la seguente: il grande Brecht, utilizzando la figura dell'ancora più grande Galileo Galilei, ci dice: ti devi rendere conto del livello della tua grandezza. I grandi esseri muoiono, periscono per la grandezza della loro mole, mentre i piccoli insetti sopravvivono. Grazie dell'attenzione. Bene. Riprendiamo alle 14.30 precise, quindi 2 ore di intervallo. 14.30.
14:30 precise. Allora riprendiamo quindi i lavori con una esponente dell'amministrazione pubblica nella regione Lombardia, nella provincia di Milano e nella città di Milano dal 1980, quindi è da 27 anni che si occupa dell'amministrazione pubblica con particolare attenzione quindi all'urbanistica, al demanio, alla città. E abbiamo fatto alcuni libri, tra l'altro, mi pare, due libri, e entrambi in un modo o nell'altro dedicati alla città di Milano. O comunque il primo era al tema della città, il secondo esplicitamente alla città di Milano. Il primo era come avere cura della città e il secondo era questo, era Milano, la città più città d'Italia. Era una formula adoperata da Giovanni Verga, adesso mi sembra 1881, in occasione di una fiera che allora sembrava enorme, no? Adesso certamente non può essere paragonata con quelle attuali, e allora lui ha fatto un lungo articolo e in questo articolo ha detto per questi motivi Milano è la città più città d'Italia. E tra l'altro è stata una sorpresa anche così cogliere questo dettaglio, che Giovanni Verga, scrittore certamente tra i più importanti d'Italia, no? Però era anche fotografo e quindi aveva fotografato vari aspetti della regione Lombardia che restano come documenti davvero significativi, no? C'è stata una mostra, no? Anche una mostra al Palazzo Reale di queste foto di Giovanni Verga, chiaramente quelle che sono state reperite, evidentemente questa attività di fotografo lui la svolgeva non soltanto rispetto alla regione Lombardia, ma magari anche qualche viaggio in Sicilia, no? L'avrà in qualche viaggio in Sicilia, avrà fatto delle foto. Quindi bene, quindi allora questo è un po' il tema. Allora, siccome la nostra riunione è internazionale, sono esponenti di vari paesi, sono dispersi nelle varie sale, siccome c'è poi questa questione che si può seguire da dovunque ci si trovi, in tutta la villa e anche nell'altro, poi sembra che sia l'estate, invece è ancora freddo, no? Abbastanza freddo, ma il tempo è bello. Allora, comunque, ciascuno sente sicuramente. Allora, abbiamo invitato Gianni Verga. Se avete i libri, chissà, sono i libri qua nella... Va bene. Così salutiamo Elia Colabraro, così si mette prima. Ecco. E così noi, dunque, vediamo se sono i libri, li mostriamo, altrimenti... Comunque anche nel corso del tuo intervento li possiamo mostrare. Prego allora. Grazie
al professor, all'amico professor Verdiglione, grazie a voi per questa occasione. Cercherò in breve tempo e naturalmente per punti, per sintesi, di dirvi un po' di Milano, magari facendovi scoprire caratteristiche di questa città nel tempo fino ad oggi che non sono particolarmente conosciute. Professor Verdiglione ha fatto riferimento ai libri che abbiamo fatto insieme, sia questo sulla vera cura della città, sia quello sulla città più città d'Italia, e partirei proprio dalla città più città d'Italia, come era stata definita da Giovanni Verga, che è solo mio omonimo, perché non si coglie abbastanza, neppure nel nostro paese, il significato che Milano ha avuto e continua ad avere nel contesto nazionale e internazionale. Proprio per date e per rappresentare qualcosa che credo tocchi da vicino la sensibilità di ognuno di voi, oltre che la testimonianza che molti di voi stanno facendo continuamente sulla dimensione della conquista delle libertà e del pluralismo internazionale. Tra pochi anni, tra 5 anni, Milano celebrerà un anniversario importantissimo, perché nel 313 d.C., e quindi 1700 anni fa, a Milano si sancisce un momento di pace e di libertà. È l'editto di Costantino, editto di Milano, con il quale si sancisce la libertà di espressione religiosa nell'impero romano d'Occidente e d'Oriente. Costantino e Licinio, due imperatori, dicono e sanciscono che si può praticare la propria fede religiosa, quale che sia. Un fatto assolutamente eccezionale. E questo accade a Milano. Non molti anni dopo, questo accade nel 313 d.C., alla fine del 300, a Milano si succedono due vescovi. Uno Sant'Ambrogio, che dà il nome a Milano di Ambrogio, Ambrosiana, e uno Sant'Agostino. Un primo vescovo, Sant'Ambrogio, che viene dal centro dell'Europa, viene da Treviri, dalla parte più intellettuale, ma anche più in qualche modo consolidata della cultura mitteleuropea del tempo. L'altro, Sant'Agostino, viene dal nord dell'Africa, quindi assolutamente da parti diverse, però si incontrano a Milano. E questa è un po' la prima caratteristica, consentitemi, la prendo in prestito anche da voi. In fondo, voi qui oggi, per Armando Verdiglione, vi incontrate qui. Non è un caso. È perché questa realtà di Milano è una realtà dell'incontro, non dello scontro. La realtà milanese è una realtà che ha sempre favorito l'incontro. Lo ha favorito a partire, come sempre succede, dalle questioni di natura economica. Milano è città naturalmente di scambio, però quando lo scambio è positivo, allora diventa incontro. Nasce come città di scambio commerciale, continua ad esserlo come luogo di scambio commerciale, ma sempre di più nel tempo culturale, politico. Facciamo un grande balzo nel tempo, arriviamo al 1500, a cavallo tra il 1400 e il 1500, quindi 1000 anni dopo. Milano è nel momento più importante, tra
Tra il 1400 e il 1500 Milano e Venezia sono le due città più importanti di tutta Europa. Per Milano è il periodo in cui soggiorna a Milano Leonardo da Vinci, con lui a Milano si incontrano il Bramante, il Luini, i più grandi artisti del tempo, non a caso, perché quello è il periodo degli Sforza e dei Visconti a Milano, il periodo più glorioso dell'esperienza milanese. E voglio aggiungere che Francesco Sforza ha una caratteristica in particolare, quella di essere anche lui uomo di incontro e di pace. È nel periodo di Francesco Sforza che si sancisce la pace di Lodi, che è una pace importante perché porta a non avere più conflitti in tutta l'Italia settentrionale prima, in tutta l'Italia poi e in gran parte delle nazioni, dei paesi che circondavano l'Italia e le Alpi successivamente. Sono alcuni decenni di pace in Europa. Andiamo ancora un po' avanti, Milano ha di nuovo un altro grande vescovo, Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo. San Carlo Borromeo apre una storia nuova per Milano che ancora oggi vive, ed è la storia dell'incontro virtuoso tra il pubblico e il privato. La comunità credente si incontra con la comunità non credente, entrambe producono iniziative sul piano sociale soprattutto, ma anche sul piano economico. È in quel periodo che nascono tutte le grandi opere sociali di cui oggi ancora usufruiamo, che sono le opere legate alla salute, gli ospedali, alla solidarietà, ma anche alla solidarietà economica. Anche lì, punto di incontro fondamentale tra chi vive un'esperienza di fede, i cristiani, i cattolici, ma anche chi non vive un'esperienza di fede, ma vive un'esperienza che ha le sue radici in quell'umanesimo milanese e lombardo che pone comunque l'uomo al centro delle attenzioni culturali e sociali. Milano vive successivamente tre cosiddette dominazioni, spagnola, francese, austriaca. Ma per Milano, incredibilmente, sono tre momenti non nei quali si subisce, come è successo in quasi tutte le altre parti del mondo, un esproprio di beni. Anzi, nel periodo spagnolo, proprio perché Milano in quel periodo è in una posizione geografica particolare, è la Spagna che porta ricchezze, perché fa un investimento su Milano di ricchezze, per poter avere questo privilegio geografico. Napoleone Bonaparte porta iniziativa e imprenditorialità sull'area milanese. La cosiddetta dominazione austriaca porta un retaggio di cui ancora oggi cogliamo i benefici nella capacità organizzativa addirittura, nelle pubbliche amministrazioni. Ma veniamo più nel periodo più prossimo. Dopo l'Unità d'Italia, 1860, è a Milano che, e partendo da Milano, che si coinvolge tutto il paese nel processo di modernizzazione. Prima professor Verdiglione ricordava un evento, un'esposizione, 1881, in occasione della quale lo scrittore Giovanni Verga scrive un bellissimo pezzo, un bellissimo articolo, diremmo, su Milano e i suoi dintorni, perché Milano è un qualcosa che va oltre la stretta dimensione amministrativa, anche qui. Qui a Senago non siamo a Milano, ma siamo di fatto a Milano, come lo siamo
all'aeroporto della Malpensa, piuttosto che nel Lecchese, in tutta la Brianza o nel sud Milano. Ecco, dopo l'Unità d'Italia, Milano sviluppa una serie di manifestazioni e di iniziative di tipo espositivo fieristico che portano Milano ad essere importante nel mondo. Ho detto quella del 1881, ma ce n'era stata una precedentemente nel 67 e dopo quella dell'81 ce n'è una negli anni 90 fino all'esposizione universale di Milano nel 1906, che viene svolta in occasione dell'apertura del traforo del Sempione. Una tappa importantissima per Milano, perché la naturale internazionalità di Milano trova un ulteriore punto di collegamento e di dialogo e di scambio con il centro dell'Europa. È la direttrice più naturale per raggiungere il centro dell'Europa da Milano. E in occasione dell'apertura del traforo del Sempione, a Milano si svolge questa grande manifestazione, questa esposizione universale. Pensate che nei 6 mesi di esposizione universale del 1906 a Milano ci sono più di 7 milioni di visitatori. Basti pensare che non c'erano autostrade, basti pensare che non c'erano ovviamente aeroporti o aerei, si arrivava o con le ferrovie, che avevano raggiunto un discreto livello di servizio, oppure con i tradizionali mezzi della mobilità, le carrozze di quel tempo. Un'esposizione importantissima perché vede la presenza della gran parte dei paesi di tutto il mondo, dall'Australia alle due Americhe, all'Asia, ovviamente a tutta l'Europa. In quell'occasione, fatto poco noto, Milano mette lì ancora una volta un tassello fondamentale. Costruisce un padiglione per la pace. Dentro l'esposizione universale del 1906 c'è un padiglione appositamente costruito per la pace, che nasce dalla tensione di libertà e di pace che aveva toccato tutti i momenti della storia di Milano, dall'Unità d'Italia fino al 906, quindi in quel fine 1800. Il sovrintendente a questo padiglione della pace, Ernesto Teodoro Moneta, nel 1907 riceve il premio Nobel per la pace. Milanese, unico italiano che riceve il premio Nobel per la pace. Ma andiamo avanti. Milano è la realtà che sopporta più malvolentieri ogni periodo di tipo totalitario. Non a caso Milano è la realtà che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, guida il grido di libertà per riportare democrazia e libertà da Milano in tutto il nostro paese. Siamo quindi nel 45, ma non ci si ferma lì, perché a Milano si svolgono, a partire dal dopoguerra, i più grandi investimenti di trasformazione della città. Lo spirito e la cultura milanese di rimboccarsi le maniche, di darsi da fare, genera imprenditoria, posti di lavoro, capacità di ricostruire dopo i danni tremendi della guerra, di ricostruire da un punto di vista fisico, da un punto di vista degli scambi economici, da un punto di vista morale. La realtà milanese, lombarda e poi italiana. Milano in quegli anni 50 e 60 diventa punto di riferimento di tutte le politiche, sia economiche che sociali, del nostro paese e dialoga intensamente con tutti gli altri paesi d'Europa, a partire da quelli della comunità del carbone e dell'acciaio, che è la prima
comunità all'origine dell'unità europea. Veniamo ai nostri giorni, agli ultimi decenni, che sono quelli che conosco anche di più, perché li ho vissuti, come diceva prima il professor Verdiglione, nella mia attività politica e amministrativa. Milano è sempre, comunque, insieme alla Lombardia, il punto di riferimento nel nostro paese. Sviluppa politiche innovative, sempre alla ricerca di momenti di dialogo, di unità e di espressione di libertà. Sviluppa politiche economiche, la fiera di Milano negli anni 60, 70, 80 è motore della città. La borsa di Milano è la più importante di tutto il paese. Gli scambi commerciali sono qui. L'innovazione tecnologica è qui. Il sistema dei creativi e dei brevetti è tutto sulla città di Milano. Oggi a Milano ci sono 11 università diverse che vanno dalle facoltà più squisitamente tecniche come l'ingegneria, l'architettura, la fisica, la geologia, alle discipline umanistiche, le lettere, la filosofia, le arti, fino alla teologia, la facoltà teologica dell'Italia settentrionale. Ebbene, tutte queste 11 università all'origine nascono per iniziativa dei privati, a partire dal Politecnico, che nasce a metà 1800, appena dopo l'Unità d'Italia, per iniziativa dei privati, fino all'ultima, la nuova Università di Belle Arti, che nasce per iniziativa dei privati pochi anni fa, oltre alle università del nostro amico Verdiglione. Ecco, ho voluto sottolineare questo aspetto del sistema naturale di libertà, di creatività e di imprenditorialità di Milano, perché è quello che stiamo promuovendo oggi nel mondo, perché come sapete ci siamo candidati per l'Expo del 2015, ancora lunedì, quindi pochi giorni fa, il sindaco Di Moratti è andata a Parigi a presentare la proposta di Milano per l'Expo del 2015 e proprio nello spirito di questo filone culturale il tema che Milano propone al mondo per l'Expo del 2015 è nutrire il pianeta, il tema dell'alimentazione come tema fondamentale sul quale basare tutte le politiche di sviluppo economico ma anche sociale e di equilibrio dentro il sistema internazionale. Non posso non sottolineare, e il tema della politica oggi era all'ordine del giorno nostro, che sono tre papi lombardi nel secolo passato che si contraddistinguono per aver sviluppato i temi della pace e della politica. Il primo è Pio XI di Desio, nel cuore della Brianza, Papa Ratti, che scrive una enciclica, la quadragesimo anno, nella quale pone come fondamentale i temi della democrazia, del rapporto tra il pubblico e il privato e dello sviluppo del sistema delle libertà. Negli anni 60, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, Papa Giovanni XXIII, bergamasco, scrive l'enciclica Pacem in Terris e al primo punto delle politiche per la pace dei popoli e per le libertà dei popoli scrive proprio le politiche dell'alimentazione. L'ultimo Papa Lombardo del secolo passato è Papa Montini, Paolo VI, di Brescia. Papa Montini, che è stato, come Papa Ratti, prima di essere Papa, Vescovo di Milano, quando arriva a Milano nel 56, nel 1956, per diventare pastore, Vescovo della città, pone come problema ai milanesi l'impegno nella politica. L'impegno nella politica come
come alto impegno, come la forma, dice Paolo VI, più esigente di carità, quindi come forma di donazione, di espressione del trasporto e della disponibilità verso gli altri per costruire elementi di libertà e di pace. Ecco, Milano avrei potuto dirvi che rappresenta da sola più del 20% del prodotto interno lordo del nostro paese, che Milano è ottava nel mondo come livello di interconnessione e di scambi di tutti i generi, che Milano è il motore di tutta l'economia del nostro paese, ma queste sono cose note. Io ho cercato di raccontarvi qualche cosa che forse non era proprio del tutto conosciuto. Grazie. Che bello. Grazie. Ringraziamo quindi Gianni Verga per questa bella esposizione, poi bellissima, e quindi facciamo gli auguri per l'amministrazione di questa città dai mille satelliti, no? Certo. Quindi città-regione, perché ormai i confini certamente non sono quelli della provincia di Milano. È una città che prosegue da Brescia a Bergamo, quasi fino a Novara, no? Con fortissima densità imprenditoriale, finanziaria, mediatica, anche l'editoria in gran parte, insomma nella quasi totalità è a Milano, l'editoria è quella dei libri. Ecco, allora adesso volevo dire che abbiamo il film che abbiamo cominciato a proiettare ieri nell'intervallo era il film del congresso di New York, tenuto a New York nella fine di maggio, fine aprile, inizio maggio dell'81 all'Hotel Plaza. Invece il film che voi stavate vedendo prima è il film del congresso di Tokyo, tenuto un anno prima l'Expo di Tokyo, che era quello 85, quindi tenuto nell'84, quello da Tsukuba, l'Expo di Tsukuba. E dell'84 tra la fine di marzo e i primi di aprile. Allora adesso quindi invitiamo Hamid Sadr, che diciamo appartiene, scrittore, appartiene alla dissidenza iraniana, e vive a Vienna, ha pubblicato diversi libri. Adesso lui oggi parlerà in tedesco. Invece domenica parlerà in persiano. Quindi bene. Grazie. Ciao, grazie di tutto. Grazie. Ecco, noi avremo modo di pubblicare alcuni libri di Hamid Sadr, cominciamo con uno prossimamente. E proseguiremo quindi con gli altri. I suoi libri sono tradotti in vari paesi e sono pubblicati anche in Iran con alcune censure, come ci ha spiegato nel precedente avvenimento di maggio, abbiamo incontrato a maggio, e tra l'altro il suo intervento è già uscito nel volume La scrittura. Che è un problema.
Zuerst mein Dank an Armando wegen seiner Sensibilität, was vediamo un momento che la traduzione quindi dal tedesco avevamo chiesto a sì? Dunque, traduzione dal tedesco. Per prima cosa ringrazio Armando per la sua sensibilità. Pronto? Sì? C'è la traduzione? Sì. Ok. Per prima cosa ringrazio Armando per la sua sensibilità, perché questa questione è molto importante in questo periodo. In quanto scrittori, pittori, scienziati, per quanto riguarda la politica e il potere della politica, siamo inermi. La cosa più grande che possiamo fare è sensibilizzare, che vuol dire capire esattamente quali sono i timori delle persone, di cosa hanno paura e cercare di articolarle. Io lo faccio. Da parte mia lo faccio e mi aspetto che anche gli altri siano, per quanto possono e per quanto devono, possano e si impegnino a fare questa, ad affrontare questa questione. La politica e in quanto artisti, scienziati, artisti, pittori, la nostra risposta deve essere fino a che punto gli uomini si possono intendere e perché hanno paura. Perché la politica ha a che fare, e tutti noi lo sappiamo, con il destino dell'uomo. Io prendo ad esempio l'esempio proprio di Vienna. 2 giorni fa è arrivata la notizia a Vienna che 450 persone possono riscaldare la propria casa solo 2 ore al giorno perché l'energia è diventata troppo cara. Quando ci si rende conto che l'Austria è all'ottavo posto nella classifica dei paesi più ricchi del mondo, allora ci si può immaginare che cosa questo implica quando 8 milioni di persone, tra cui bambini, possono usare ed avere calore per sole 2 ore al giorno. E questo è assolutamente di importanza. Da cosa dipende? Dall'energia. E dove è questa energia è reperibile? E dove? Soprattutto, diciamo, nel vicino Oriente. E in questo vicino Oriente è anche dove si situa il mio luogo d'origine, dove io sono nato. Qual è la questione, il problema rispetto a questa riserva di petrolio? Uno, che si esaurisce. Due, che sta diventando sempre più caro. Questa situazione che adesso vige in Europa e in tutto il mondo cambierà. Al momento siamo vicini ai 100 dollari a barile. Quando invece si arriverà ai 200 dollari e a causa della situazione che c'è in Iran,
Non importa quali sono le cause di questo rincaro, ma capiamo bene quali sono le conseguenze per l'economia mondiale. Ebbene, la domanda è: quando diventeranno 200 dollari a barile? Beh, ebbene, allora si arriverà a una situazione che io chiamo la danza degli scimpanzé e che vi spiegherò. Prima di tutto una piccola presentazione, un piccolo prologo. Durante la guerra fredda noi come uomini eravamo sicuri rispetto alla politica, perché c'era un equilibrio, diciamo, causato dal terrore. Ora che non c'è più l'Unione Sovietica, questa sorta di equilibrio tra Est e Ovest, tra Oriente e Occidente, non c'è più. Questo, per così dire, equilibrio deterrente, che può fungere da deterrente, non esiste più. Ora ciò che esiste è una sorta di paura causata dalla politica. Ovvero, ora gli attori della politica, soprattutto in particolar modo, il solitario esercito americano, e in questo caso, mentre parlo di danza degli scimpanzé, mi riferisco ad Ahmadinejad in Iran. Entrambi ci fanno paura. Loro ci fanno paura. Loro non seguono alcuna regola più. Non hanno più nulla che funga da deterrente. E quindi non c'è più alcun equilibrio che possa nascere e che possa causare una deterrenza. Con gli scimpanzé non si può, come ormai è noto, non si può più giocare a scacchi, perché gli scimpanzé non si attengono alle regole. Possono semplicemente gettare all'aria al tavolo degli scacchi e semplicemente buttarsi giù, uccidersi. Questa è diventata la nuova politica, che fa paura attraverso questi comportamenti, perché è imprevedibile, potrebbe succedere qualsiasi cosa in un qualsiasi momento. Questi sono i due attori che fanno parte di questo gioco. La Repubblica Islamica, al cui vertice al momento c'è un grandissimo scimpanzé, un Ahmadinejad, e dopodiché il presidente americano Bush. Entrambi parlano, dicono che dall'altra parte, dicono che entrambi non sono sciocchi, che c'è un preciso filo rosso, fil rouge, da seguire, e che entrambi possono dare inizio a qualcosa per cui le conseguenze verranno pagate poi dal popolo, dal mondo. Dal punto di vista di questa danza degli scimpanzé, che ci fa molta paura per il futuro, per questo la questione è: che cosa fanno gli iraniani in Persia? C'è questa questione. Ci sono movimenti laici, ci sono intellettuali, ci sono scrittori, artisti, via dicendo, ci sono movimenti operai, delle donne, movimenti studenteschi, giovanili, però sono purtroppo a terra, non possono fare nulla. Questo vuol dire che abbiamo l'85% di popolazione, ma non abbiamo alcun potere. Diese zwei Schimpansen, questi due scimpanzé
che in ogni momento possono rovinare qualsiasi cosa. E dopo di che c'è anche la nostra impotenza, perché nessuno si può muovere adesso in Persia. Cioè, ci sono due attori nel mondo che dobbiamo tenere sotto controllo. I capitani dell'economia, che si occupano del, come dire, del pane, e in secondo luogo i giornalisti, che purtroppo, invece di avere il ruolo di darci informazioni, si occupano del gioco, cioè dell'organizzare i giochi. Per prima cosa i giornalisti, loro amano la danza degli scimpanzé, perché il pubblico, al pubblico piace. Noi intellettuali e persone di ragione, di intelletto, li troviamo abbastanza noiosi. Negli anni 70, quando abbiamo iniziato le proteste con Jean-Paul Sartre, ormai sono passati, i movimenti giovanili non esistono più in Europa. Questi cosiddetti famosi intellettuali che dovrebbero avere una personalità autoritaria e dovrebbero essere autorità, come per esempio Jean-Paul Sartre e molti altri, non esistono più. I giornalisti che dovrebbero diffondere la nostra voce ci trovano noiosi. Trovano Ahmadinejad molto più divertente come scimpanzé, perché ogni volta che lui dice qualcosa, quello che lui dice compare in qualsiasi media. A me succede raramente, però trovo che sia abbastanza di qualcosa che ha a che fare col gioco, questa danza con gli scimpanzé. In secondo luogo, i capitani dell'economia, che si suddividono in uno, gli approfittatori della guerra. Loro pensano che se c'è una guerra possono vendere di più, possono incrementare l'economia. E poi ci sono altri, come dire, freelance dell'economia che si occupano proprio del pane, e loro sono impotenti tali e quali a noi. E i politici vanno suddivisi in due gruppi: coloro che hanno sì potere, che però sono dipendenti dagli scimpanzé. Bush und alle loro sostengono Bush o quanto Bush sostiene, oppure dall'altra parte la stessa cosa vale per Ahmadinejad, e fanno ciò come se tutto fosse sotto controllo, ma cosa che non è assolutamente vera. Non hanno nulla sotto controllo, loro semplicemente seguono e non vogliono perdere la faccia. Dopodiché abbiamo politici che fanno pochi passi, sono a livelli molto bassi, per la libertà, per la democrazia, per la prosperità, per l'evoluzione, lo sviluppo economico, che cercano di fare le cose in modo razionale. Questa è la situazione, e questa situazione mi preoccupa molto. E io in questi prossimi giorni spero che questo venga, si possa discutere su questo. Non tanto come possiamo influenzare la politica, più che altro per quanto riguarda la sensibilità dell'uomo e le paure dell'uomo e i timori dell'uomo. Se riusciamo a formulare tutte queste questioni, le paure e i timori. Questa è la mia esperienza, perché vivo tra due culture, tra due regioni, e ormai da moltissimi anni ho combattuto moltissime battaglie, anche internazionali. E la mia esperienza mi dice che questa paura non è casuale, ingiustificata.
Ciascuna volta che vedo un film sull'Iraq, mi sono molto toccato da questi film e vorrei che nessuno e niente al mondo dovesse avere queste paure. Io vi ringrazio moltissimo. Qualsiasi raffigurazione teorica, c'è un animale fantastico. Aristotele ne aveva uno e quindi lo chiamava animale politico, e altri man mano avanzano un differente animale fantastico, per esempio Eugène Ionesco propone il rinoceronte. Il rinoceronte come animale fantastico. Ieri sera abbiamo visto il film di Fernando Raballa, Borges, una vita di poesia. Borges ha scritto un volume, La zoologia fantastica. Perché poi Hobbes, ciascuno teorico della politica avanza un animale fantastico, una zoologia fantastica. Questo animale fantastico è sempre antipologico, cioè positivo o negativo. Qui Hamid Sadr propone invece un animale fantastico non anfibologico, cioè sono due figure, ma sarebbero la stessa figura, sarebbe lo stesso animale, sarebbe lo stesso scimpanzé. Quindi non c'è l'anfibologia, cioè il non scimpanzé, c'è l'altro animale che sarebbe l'animale buono. Questo è l'animale cattivo, lo scimpanzé, e l'animale buono non c'è. Allora, per l'animale cattivo, lui dice, sia il presidente dell'Iran, sia il presidente degli Stati Uniti. Però qui ci interroghiamo, perché il presidente dell'Iran è un dittatore, è un sistema, è a capo di un sistema totalitario. Il presidente degli Stati Uniti è un paese libero. Allora, come possiamo dire che si tratta dello stesso animale fantastico negativo e che sono equivalenti? Allora, siamo in ogni caso, il Presidente degli Stati Uniti, ci sono le elezioni tra un anno e sicuramente andrà via, ce ne sarà un altro che potrà essere un uomo, una donna, un democratico, un repubblicano, e in ogni caso gli Stati Uniti non sono un sistema totalitario. E certamente è una democrazia con mille difetti, però insomma è sempre dove la libertà, una certa libertà, insomma, si può praticare. Non accade quello che stava per accadere ieri a Bukowski a San Pietroburgo. In USA, nemmeno quello che era accaduto per 24 ore a un altro nostro oratore che stava per venire al nostro congresso, Viktor Shenderovich, che è stato 24 ore fermato a Mosca, 20 Stunden in Mosca geblieben, e comunque è riuscito. Poi, verrà comunque, aber er wird sowieso comunque, hier già ankommen, è una cosa und das ist schon etwas positiva, sehr cioè positiv. Abbiamo sentito di Cuba, non possiamo dire che ci sono due scimpanzé, c'è Fidel Castro e Bush. Wir haben
gesprochen oppure, über zwei Schimpansen. Ecco, Schimpansen. Allora, sempre tenendo conto che è una dottrina politica, wir müssen feststellen, ha bisogno di questo animale fantastico antropologico, mentre noi diciamo che forse può instaurarsi la politica, altra, la politica dell'ospite, senza animale fantastico antropologico, cioè senza l'androgeno, senza l'animale fantastico antropologico, senza Prometeo e Epimeteo, Prometeo che porta quindi tutti i rimedi. E Epimeteo che porta tutti i veleni, quindi alle farmaca, sarebbe quindi il, come la nozione greca di farmaco, no? Farmaco che contiene il positivo e il negativo, il rimedio e il veleno, il rimedio e il veleno. Allora, quindi in breve, la politica senza animale fantastico antropologico sarebbe la politica non circolare. Ora, Leonardo da Vinci ha fatto una piccola cosa, ha cominciato a dire non c'è più cerchio, non c'è più linea, cioè, non c'è, la superficie non è mai linea, non è messa in piano, la superficie è apertura, superficie con apertura, superficie come taglio. Quindi sempre, sempre diciamo, mai comunque l'algebra, cioè mai la visione dell'avvenire o dell'avvenire basata sulla zoologia fantastica. Allora, la politica non zoologica. Ecco, questa è la cosa interessante di questo congresso, no? La politica non zoologica, quindi, Dante Alighieri ha un buon fa una cosa interessante. Dante Alighieri fa una traversata dell'inferno. Quindi lui la zoologia fantastica la mette tutta all'inferno. Poi siccome lui dall'inferno esce, la politica infernale ce l'ha lì. Ma diciamo che già la elabora e se la tiene alle spalle. Cioè il positivo e negativo sta alle spalle, se alle spalle allora è ossimoro, positivo, è modo dell'apertura, è la superficie come l'apertura, quindi ironia, e non è l'ironia chiusa, perché Aristotele, Platone fanno questa cosa qui, che l'ironia è interrogazione chiusa, invece no. Ironia come questione aperta, questione aperta, quindi è positivo e negativo, quindi l'ossimoro. Lo stesso simbolo è positivo o negativo. Allora questo sta alle spalle per Dante e questo agevola il compito poi di Leonardo da Vinci, di Niccolò Machiavelli, che fa una traversata anche lui, descrive, descrive quella che è la politica infernale, però dice no, cioè, la politica non è questa, non è questa, inferno e superno sono positivo e negativo, alto e basso, alle spalle. L'apertura intellettuale. E noi bisogna che procediamo da questa apertura intellettuale per poter cogliere la politica dell'ospitalità, l'ospitalità, anche la politica dell'ascolto. Quella era la politica della visione, la politica algebrica. Non era la politica dell'ascolto, no? Era la politica con l'idea della fine, la fine del tempo. No? Il tempo non finisce. Der Begriff von Ende hatte. Caterina Spikalova e poi si prepari su King dopo. E Caterina Spikalova.
Come avevo promesso, questa mattina io ho portato il mio libro che ho portato da Mosca. Questo è il secondo volume di un'edizione unica che viene fatta dalla nostra casa editrice Воскресенье. Sono quattro volumi, il viaggio e l'erede. Это репринт. У нас будет четыре таких книги. Вот это второй том я привезла. Значит, в начале следующего года привезу третий том. Спero di portarvi il terzo volume. Значит, для тех, кто в мае не присутствовал на фестивале, я хочу рассказать немного об этой книге и об этом путешествии. Значит, в 1891 году цесаревич Николай II, это будущий последний император России, с лучшими людьми, интеллектуальными людьми, образованнейшими людьми, России совершил 9-месячное путешествие на восток. Начали они путешествие из-под Санкт-Петербурга, потом через Вену, через Италию, Триестр, значит, сели на корабли, и эскадра русская двинулась как бы в подбрюшье Азии. То есть, русская депутация, вот это посольство, побывали и в Египте, в Индии, в Монголии, Сингапур, Ява, Япония. Трудно перечислить государства азиатские, в котором бы не побывал цесаревич. Это была большая политика России, это была дипломатия России. И вот эти книги свидетельствуют не только о том, как развивались страны Востока и Европы в конце XIX века, но это и страноведческая книга, то есть там традиции, обычаи, жизни при дворе и жизни простого народа. Это природа, это животный и растительный мир, огромной части земного шара. Книга написана прекрасным языком, создал ее князь Ухтомский, а проиллюстрировал замечательными гравюрами художник Николай Каразин. Это изумительный совершенно проект, это раритет, тираж очень маленький, и я дарю вам второй том для вашей библиотеки. E letteratura piccola e faccio dono di questo libro e vorrei sperare che avrà un posto d'onore nel suo scaffale. Questo posso ripetere che è stato un fatto politico, siccome il nostro festival parla della politica. Quando Nicola II tornato attraverso la Siberia, San Pietroburgo, loro sono fermati alla città di Omsk, probabilmente. На берегу Иртыша. И там Николай II заложил камень в основании собора, храма. И сейчас, собственно, я хочу сказать немножко о том, как в России возрождается духовность через храмы, через строительство храма. И как представители государственной власти, исполнительной власти принимают в этом самое непосредственное участие. Сначала немножко истории. Значит, храмостроительство на Руси всегда было делом богоугодным. Каждый город, каждое самое маленькое селение начиналось с возведения храма. И наши мудрые предки совершенно справедливо полагали, что слово, antenati pensavano che la parola rivolta verso il Dio come la preghiera ritornerà a loro come un aiuto anche con buone azioni. И каждый храм становился либо деревянным, либо каменным, каменной летописью священной истории православия на Руси. Но, как вы все знаете, наступил 20 век, лихие времена, когда не только русский народ погибал, но и русские святыни. Храмы, церкви разрушались, в них организовывались склады, конюшни, или они просто сравнивались, так сказать, с землей. И вот в этом беспамятстве, в этой злобе, рушились, в общем-то, устои и православия, и самой государственной стране. Хочу привести как пример
Историю храма Христа Спасителя в Москве, знаете, в церкви, он на том же берегу находится, что и Кремль московский, кто был в Москве, тот помнил. Это был главный храм конца 19-го столетия, и по приказу Сталина, как и остальные храмы, его взрывали. Долго и мучительно этот храм пытались уничтожить в конце 30-х годов, по-моему, 36-37 год. Но храм был такой могучий, он никак не хотел разрушаться. На его месте хотели возвести дворец Советов с огромной гигантской фигурой Ленина наверху. Но эту идею постигла печальная участь, дворец Советов не состоялся, и долгие годы на этом месте была, как у нас называли, лужа, то есть бассейн. Бассейн, котлование, ничем не могли заполнить, был организован бассейн. И лишь в конце 90-х годов, уже когда случилась перестройка, и когда наступили новые времена, уже ельцинские времена, на этом месте, так сказать, всем миром был построен, был возведен новый храм Христа Спасителя. Сейчас там есть и непосредственно храмовая часть, и светская часть, где проводятся наиболее значимые мероприятия, концерты, праздники и так далее. Вот. И 80 лет при советской власти мы жили в стране, в атеистической стране, мы были все вскормлены и взращены на философии марксизма и ленинизма, не было в Российском Союзе ни одного вуза, ни одного высшего учебного заведения, где не преподавалось бы науке коммунизм и атеизм. Вот. И когда изменились времена, демократия в стране, немногие руководители и немногие хозяйственники могли переступить через барьеру психологическую, наладить, открыть, построить дорогу к храму, то есть вернуть народу chiesa, cioè restituire al popolo questa possibilità di rinascita spirituale e ritornare alla propria fonte spirituale. Come esempio potrei portarvi sempre alla città di Омск, proprio per chiudere questo cerchio. Николай II, una volta Nicola II ha messo questa pietra del fondamento della cattedrale, e nel 2001 anche governatore della città di Омск, Полежаев, sempre allo stesso modo ha messo una pietra per il fondamento della nuova cattedrale dedicata al Cristo, nascita di Cristo, già sei anni, adesso questa chiesa è funzionante, frequentata dai fedeli, è stato ripristinato questo luogo sacro, anche questa è una certa politica. Храм был возведен на пожертвования прихожан, на спонсорские деньги предпринимателей, и промышленников. Также в Омске возрожден Успенский собор. Также ушел кафедрали Успенский. Мы возвращаемся к своим историческим и духовным истокам. И вот это возрождение строительства храмов является собой некое даже покаяние за то, что было содеяно руками наших далеких предков, которые вот в злобе своей не ведали, что творят. И как бы, чтобы закончить свое такое краткое выступление, я хочу сказать, что буквально вчера я прочитала, вчера, несколько дней назад, на официальном сайте президента России, есть такой сайт, там было заявление, официальное заявление по итогам российско-итальянской встречи. Вы, конечно, знаете, что это была третья встреча Путина с премьер-министром Италии.
primo ministro italiano, Romano Prodi. E proprio lì, parlando dei risultati di questo incontro, Putin ha ringraziato il governo dell'Italia e anche il governo municipale della città di Bari, perché è stato stipulato un accordo che viene dato proprietà della Russia il luogo della chiesa ortodossa che si trova sul territorio della città. Anche questa è una certa politica. Queste sono azioni buone che servono per consolidare questi rapporti tra i paesi dei nostri, tra i popoli dei nostri paesi, anche relazioni culturali, e vogliamo sperare che questa azione verrà compiuta e tutte queste buone azioni che avevo citato, Nicolò II, Poliziev, Putin, tutte queste azioni che saranno parte di una catena che alla fine daranno alla persona, danno questo sostegno spirituale, danno la libertà interiore e anche la fede, possiamo dire, la fede verso il futuro, che noi tutti abbiamo il futuro, noi tutti qui presenti, tutti insieme, anche questo festival dove ci troviamo, e sotto la guida egregio professor Verdiglioni, noi facciamo proprio queste pietre migliori per il fondamento per il nostro futuro in congiunto. Vi ringrazio. Il libro è per lei. A proposito di Omsk. A proposito di Omsk. A proposito di Omsk, noi abbiamo fatto una visita per l'occasione delle celebrazioni a Omsk nella fine luglio del 96 e della fondazione della città. E quindi abbiamo visitato, siamo stati accolti in maniera solenne da Poliziev, dalla diciamo la ministro della cultura, e dal sindaco, e poi abbiamo visitato quindi i musei. Abbiamo visitato anche la prigione di Dostoevskij, abbiamo fatto un giro sulla nave, con l'ammiraglio e sul fiume Irtysh, che praticamente è come un mare enorme. Ecco, quindi abbiamo visitato il museo, abbiamo ammirato opere importanti, opere europee, opere rinascimentali che facevano parte dei musei principali di San Pietroburgo sicuramente, e forse alcune opere erano arrivate lì in occasione della Russia Bianca. A questo proposito abbiamo pubblicato un libro sulla Russia Bianca di Alexander, di Vladimir, di Maximov, Vladimir Maximov, Addio da nessun dove. Ma diciamo che lì abbiamo ammirato queste opere nel museo, quindi abbiamo incontrato anche coloro che apparivano come imprenditori in quel momento, ma anche i capi dell'industria militare, perché lì è una base militare importante. Abbiamo detto, ma lo scambio tra i governatori, tra queste regioni della Siberia e Milano può avvenire attraverso una grande mostra, una mostra che, di arte, che venga dal museo storico, del museo principale di Omsk. Quindi ho fatto un secondo viaggio in ottobre, questa volta da solo, a Omsk per questo.
In brevissimo tempo abbiamo fatto il catalogo della mostra, quindi tutto era organizzato perché la mostra potesse partire dal museo, dal museo di Omsk, e fare la dogana russa presso il museo e fare la dogana italiana presso la Villa San Carlo Borromeo e non alla... Quindi con un'assicurazione importante e con un aereo Antonov 12 che sarebbe partito apposta da Omsk per venire a Milano con scalo a San Pietroburgo. Se non che è intervenuto un deputato comunista che ha detto come queste opere vanno in Italia, l'Italia che cos'è? L'Italia è la mafia americana, queste opere verranno rubate, una cosa per cui il ha fatto un'intervista sul giornale locale. Poi è intervenuto anche il ministro della cultura russa, è intervenuto il ministro della cultura russa successivamente, perché Yakov si era interessato, eravamo andati con Alexander Yakov presso il ministro della cultura successivamente per dissipare qualsiasi ombra, ma insomma non era stato possibile. Però abbiamo fatto questo bellissimo catalogo dei tesori degli zar, l'oro degli sciti, e poi terzo era il tesoro degli zar, l'oro degli sciti. È un catalogo che riguarda Omsk, poi vediamo una copia e gliela regaliamo. Grazie, potrei aggiungere una cosa per cortesia? Ecco, ora lo dirò. Mi fa molto piacere sentire le sue parole così calde a proposito della città di Omsk. E per quanto riguarda il suo progetto non riuscito, per quanto riguarda la collezione di Omsk a Milano, direi che è una questione di futuro, senz'altro, lo riusciremo nel futuro. Perché io personalmente ho ottimi rapporti con il vice ministro della cultura del governatorato di Omsk, praticamente è una questione che si sono succeduti dei capi lì della municipalità di Omsk e io ho ottimi rapporti con il vice governatore Alexander Remezov, è poco che l'ho pubblicato un libro per lui da una vita che si è occupato della storia della sua regione, lui proprio un ricercatore di questo di Omsk, della regione, si occupa e si interessa molto dei musei di Omsk. Il libro che io ho curato per lui è Dopo gli anni d'oro, perché gli anni 20, inizio degli anni 30, erano considerati in Russia anni d'oro per la storia della regione, diciamo, perché lì c'era tutta una serie di scienziati, di storici d'arte, storici dei musei, che sono riusciti a esportare grandi collezioni dalla parte centrale della Russia verso la Siberia, verso Omsk, e soltanto grazie al fatto che queste collezioni sono state portate fuori dalla Russia europea verso la Siberia sono state salvate durante la guerra. Voi sapete che l'intelligenza russa ha sofferto moltissimo negli anni 30, ma gli scienziati che sono stati poi esiliati in Siberia sono riusciti a sopravvivere, pensate un po', e proprio lì a Omsk, sulla base di questi musei di Omsk, è stato creato il centro culturale della Siberia, e proprio gli scienziati, gli studiosi, i ricercatori di Omsk sono riusciti a conservare uno strato ricchissimo della cultura della Russia, in particolare per quanto riguarda i primi anni del Novecento. Quindi sicuramente è una questione del futuro, riusciremo a realizzare questo progetto in futuro. Grazie tante. Il tesoro degli zar, il tesoro della Russia, no? Da darle. E Borges. Vorrei ancora rivolgere qualche domanda a
Su Kinga. Eccolo qua, sta arrivando. Dov'è la traduttrice bambina? La traduttrice. La traduttrice. Non c'è la traduttrice? Come? Ah, simultanea. Ah, perfetto. Perfetto. Canale 5? Allora, traduzione simultanea. Quindi 5. No. Ah no, 4. 4. Ah, però il mio è il 4. Va bene, tutto a posto. Perfetto. Ok. Allora, adesso facciamo una domanda. Давайте так, я вам задам один вопрос. Una domanda. La stessa domanda che ho rivolto al nostro amico cinese Harry. Il regime comunista cinese arriverà a una implosione, come dice Bukowski, o a una esplosione, come diceva Yakovlev? Se questo avverrà, per varie ragioni, fra cui le ragioni che ha detto lei sulla natura alimentare, per ragioni economiche, perché l'Occidente non darà più questo appoggio incondizionato alla Cina, o per quale altra ragione? Io penso che prima o poi il comunismo cinese finirà, perché un sistema dittatoriale, il danno che provoca al popolo è molto profondo e quindi sicuramente cadrà. Però la caduta del sistema comunismo in Cina probabilmente sarà causato da un problema interno, dalla crisi del credo, della fede. Penso appunto, come dicevo prima, principalmente un sistema non potrà cadere per causa economica, perché se guardiamo l'esempio della Corea del Nord, è un paese estremamente povero, ma il sistema del comunismo regge tuttora, e quindi io penso che la causa principale che condurrà a una caduta del comunismo sarà sicuramente la fede, la crisi della fede, la crisi
la crisi del credo, se noi possiamo paragonare il comunismo come un'azienda, se all'interno di questo gruppo di interesse gli stessi membri hanno una crisi di credo nei confronti dell'azienda, del brand, allora ovviamente cadrà. Quindi io penso che questa potrà essere la causa principale. Questa crisi di fede, crisi di fede nel comunismo o crisi di fede nella patria? Ovviamente sarà la crisi nei confronti del comunismo e non della patria. Io divido in tre fasi. La fase prima possiamo usarla come un esempio, la fase di Mao Zedong. Questa è una fase dove ci sono i sacrifici, c'è il sangue, ci sono le rivoluzioni. E quindi io lo paragono come le azioni originarie di un'azienda. Loro quando vanno avanti, quando l'azienda va avanti perché credono moltissimo nell'azienda, questo è il motivo per cui il comunismo di Mao è andato avanti. La seconda generazione è la generazione di Deng Xiaoping, di Deng, e quindi qui abbiamo un gruppo di manager professionali che hanno anche delle azioni all'interno dell'azienda, quindi loro comunque tuttora credono nell'azienda e quindi nel comunismo come paragone, perciò loro si difendono dalle pressioni esterne. Adesso noi siamo arrivati alla terza fase, la fase di Hu Jintao e Wen Jiabao, e quindi qui vediamo soltanto un gruppo di manager professionisti. Loro pensano soltanto al benefit dell'economia dell'azienda, non ci pensano più al credo originale, e quindi loro non difenderanno più l'azienda come le prime due generazioni. Quindi io questo è quello che penso. Quindi c'è un'oligarchia industriale, finanziaria, che non crede più nel comunismo, ma utilizza però il comunismo. È così, perché io penso che i membri del partito sono... loro usano il comunismo come una bandiera, come una sorta di brand dell'azienda, quindi io lo uso per ottenere beneficio economico o beneficio di altri tipi di interessi. È come se, faccio un esempio, andiamo sulla strada insieme e io vado a rubare 1000 renminbi. Se io sono un membro del partito, allora io non vengo punito per questo atto. Invece, se uno non è membro del partito comunismo, verrà punito severamente. Perciò essere membro del comunismo è soltanto una questione di interesse. Grazie. La gente ha sofferto, ha avuto morti nella propria casa, prigionia, e fame, e la gente crede ancora nel comunismo, la gente delle campagne, ma anche la gente delle grandi città industriali crede ancora nel comunismo? La vecchia generazione credono più che altro non nel comunismo, ma è un ricordo del loro passato. Loro dicono: io ho lavorato per il comunismo, ho lavorato per il socialismo. Se improvvisamente il comunismo dovesse scomparire, non esisterebbe più neanche i valori del loro essere, del loro passato. Quindi io penso che lo stesso avviene anche in Russia. In Russia ci sono la vecchia generazione ricorda con tanto nostalgia il comunismo che è caduto, perché è più un ricordo nostalgico piuttosto che un credo generale. Ma la disparità sociale tra l'oligarchia finanziaria e con le grandi città, diciamo i 50 milioni di cinesi e molte centinaia di milioni che sono invece in condizione miserrima, questa disparità sociale non è sentita dalle centinaia di milioni come qualcosa che fa cadere l'idea del comunismo, fa cadere la fede nel comunismo? C-
Io penso che questa è la causa principale che porterà alla caduta del nostro sistema. Da 2000 anni fino a queste parti, tutte le dinastie, ogni volta che ci sia stata una rivoluzione, quindi una caduta del sistema, è causato appunto dalla disparità della ricchezza. Ogni volta il motivo per cui ci sia stata una rivoluzione è il motivo che portava la nuova dinastia e la distribuzione equa della ricchezza. Quindi attualmente in Cina esiste questa disparità così grande all'interno della Cina, sarà causa principale che porterà alla caduta del comunismo. Io vedo che lei conosce molto bene la Cina. Piazza Tiananmen. E poi dopo questa stroncatura. Poi la dissidenza, no? E siamo ancora fino a oggi. Quale contributo appunto gli intellettuali, tra virgolette, possono dare o stanno dando all'interno e all'esterno della Cina per l'analisi e la messa in discussione del regime? Io penso che gli intellettuali possono contribuire in maniera marginale, forse soprattutto devono dare contributo i paesi occidentali, i paesi democratici occidentali. Io sono molto deluso dai combattenti dei paesi occidentali, perché ho visto che in passato in America o in altri paesi hanno sempre avuto un atteggiamento abbastanza duro nei confronti dei paesi dittatoriali. Invece adesso stiamo vedendo che sia gli americani che gli europei hanno un comportamento amichevole con la Cina. Io penso che stiamo assistendo a un periodo dove sta venendo a mancare ideali. I nuovi politici di adesso sono persone che sono più interessati ai benefici economici piuttosto che altri benefici. Le persone che hanno una responsabilità, che sentano una responsabilità nei confronti dell'umanità e delle società, devono assumere le proprie responsabilità e guardare nell'insieme e cercare di portare la democrazia e la libertà anche in un paese come la nostra. Perché se non ci sono pressioni esterne, il nostro sistema non potrà cadere. Invece quando dall'estero verrà delle pressioni, allora il sistema comunismo cadrà. Ad esempio, se vediamo in Russia il Putin, lui appunto ha lo stesso supporto. Grazie. L'intelligenza europea è diciamo laicista, è piuttosto indifferente rispetto ai diritti civili in Cina. E soltanto alcuni intellettuali, alcuni, pochi, in Europa, intervengono in maniera decisa rispetto alla Cina e mettono in questione l'atteggiamento dei governanti europei che andando in Cina fanno trattati di natura economica e non fanno menzione per niente, oppure dicono di averlo fatto soltanto a tavola, rispetto proprio ai diritti civili. E quindi questi intellettuali sono, per quanto pochi, sono importanti in Europa. E chiaramente certamente possono dare un contributo a quegli intellettuali cinesi che stanno all'interno e all'esterno della Cina, i quali possono quindi mettere i governanti occidentali dinanzi alla loro responsabilità per quanto riguarda
i diritti civili in Cina, e quindi anche questo appoggio, questo chiamavamo appoggio alla Cina per ragioni economiche, appoggio di comodo, appoggio che potrebbe essere più, non essere più comodo a un certo punto, cioè l'Occidente per le stesse ragioni per cui sta appoggiando la Cina potrebbe non appoggiare più, per le stesse ragioni economiche, però quindi sono due questioni. L'America e di seguito l'Occidente potrebbero non dare più l'appoggio alla Cina per le stesse ragioni economiche per cui ancora lo danno. Ma intanto un contributo, gli intellettuali che stanno, i cinesi che stanno all'interno e all'esterno e gli intellettuali non cinesi che sono decisi e fanno un intervento preciso rispetto ai diritti civili in Cina possono sicuramente darlo. Perché questo, che ci sia un movimento internazionale, certamente può favorire insomma, la messa in discussione del regime. Penso che abbia esattamente ragione. La voglio ringraziare moltissimo perché io sono venuto a Milano questa volta e sono stato molto commosso. La maggior parte di questi dei speakers ho visto che sono persone che risiedono all'estero del proprio paese e sono persone. Lei ha fornito un'ottima opportunità, un platform per queste persone perché possano esprimere le loro opinioni. Lei sta aiutando la coscienza europea a risorgere. E invece dal punto di vista economico vorrei aggiungere qualche punto. Io penso che l'Occidente attualmente sta usando interesse come motivazione per avere un rapporto amichevole con la Cina, ma credo che sarà una motivazione di breve periodo, perché se noi vediamo dal punto di vista di ritorno di investimento, sicuramente la droga sarà uno delle commerci principali che porta il benessere e il profitto, ma non sarà, sicuramente non è un commercio sostenibile, perché porterà sacrifici dall'altra parte e ci sono tanti rischi. Quindi io penso che in futuro i paesi europei, quando capiranno che gli attuali benefici economici saranno solo di breve periodo, invece se Cina diventasse un paese libero e democratico i benefici saranno ancora maggiori, loro sicuramente cambieranno il loro atteggiamento e assumeranno le loro responsabilità. Grazie ancora per l'opportunità. Ammettiamo l'ipotesi di Bukowski, cioè che i regimi comunisti implodono sempre. Ripeto che l'ipotesi di Jacob era che la Cina, il regime comunista cinese, non sarebbe imploso ma esploso. Ma in questo caso ci sarà una Cina o ce ne saranno più Cine? Io penso che questo non sia un problema, un problema sociale è diverso da un problema familiare. Noi dobbiamo distinguere dalla grandezza. Una volta che il sistema sarà caduto, noi non dobbiamo guardare più se esiste solo una Cina o più Cina. Ad esempio guardiamo l'esempio degli Stati Uniti. Stati Uniti non è un paese unico, in realtà è un paese unico con tanti piccoli stati all'interno di esso. Quindi ad esempio guardiamo Tibet, se noi scegliamo la democrazia per la Cina, Tibet potrebbe diventare una zona autonoma. Penso che se noi guardiamo la storia vediamo che i paesi democratici non sono per la guerra ma sono per la pace, per la convivenza pacifica. Sono sempre i paesi dittatoriali che cercano la guerra, quindi se portiamo democrazia non penso che porterà dei conflitti interni all'interno della Cina o comunque saranno conflitti facilmente risolvibili. Quindi ci sono due cose con cui rimaniamo noi. Uno, noi siamo interessati a pubblicare questo libro sulla sicurezza alimentare in Cina. Questo libro che ha fatto Su Qing, che è già tradotto in diversi paesi, e
È strano che non sia già uscito in Italia, quindi lo pubblichiamo noi. L'altra cosa, è chiaro che noi siamo interessati al prossimo appuntamento di fine maggio a invitare altri, invitare sempre su King e poi anche altri che stiano sia all'interno sia all'esterno della Cina per un dibattito internazionale. Ringrazio veramente tanto. Io non posso rappresentare gli altri perché io sono una persona singola e rappresenterò me stessa, però io so che tutti i cinesi con coscienza la ringrazieranno per questo suo gesto molto generoso da parte sua e penso che sarà utilissimo per promuovere la coscienza occidentale e promuovere la democrazia in Cina. La ringrazio. Bene. Bene, allora adesso un intervallo di 20 minuti, non di più di questi 20 minuti, prosegue la proiezione dei film di Tokyo. 20 minuti di intervallo. Doppio, anziché 20-40. Abbiamo molto da fare e è già tardi, quindi invitiamo, salutiamo Sergio Cassandrelli, invitiamo adesso David Rasnick a venire qui al tavolo. David Rasnick, no, e sono dispersi perché il tempo era bello, sembrava ci fosse ancora il sole, ma adesso il sole non c'è più, siamo scesi che c'era il sole e siamo saliti che non c'è più il sole, però abbiamo visto un pezzo di film del congresso di Tokyo, ci sono ancora diverse persone, moltissime che devono intervenire. Allora, chiamiamo quindi David Rasnick.